Milioni in Policicle, Regazzoni, Alessio Minotto, Rettilineo D'Arrivo, grande sprint, attenzione alla maglia della Toto Torino. Minotto, Calzoni e Policini. Primo, Fabio Minotto. Secondo, Walter Calzoni. Terzo, Lorenzo Policini. Fabio Vidotto, campione italiano degli esordienti secondo anno. Una vittoria secondo me eccezionale, perché non solo hai vinto la volata ristretta del gruppo, ma sei stato protagonista in tante fasi di gara. Racconta com'è stata questa corsa. Beh, la corsa si è formata subito una fuga di 10 corridori. Io sono entrato subito all'ultima salita, l'ultima volta che l'abbiamo fatta, ho provato sopra, però mi hanno recuperato in discesa. In discesa ero ultimo, ma ho visto che ne aveva ancora, dato il tutto per tutto fino alla fine.
Infatti ti avevo visto particolarmente attivo. Racconta che tipo di corridore sei. Mi hai detto poco fa, intanto prima di registrare, che hai vinto due corse. Ma tu quali sono i terreni che preferisci? Che atleta pensi di essere? Beh, scalatore ma anche passista. Infatti l'ultima corsa che ho vinto ho fatto tutta la fuga da solo. Tutta la fuga da solo, oggi anche una buona volata ristretta, quindi sì. anche abbastanza veloce. Beh, la domanda più classica, la dedica per questa meravigliosa medaglia d'oro. Beh, la dedico a tutta la mia squadra, ai miei direttori sportivi, a tutti quelli che mi hanno seguito. Ma facciamo anche i nomi di questi direttori sportivi, perché dobbiamo ricordare che gli esordienti hanno vinto non solo con il secondo, tra gli esordienti secondo anno, ma del primo anno. Chi sono questi signori, insomma? Carmen Menegaldo, che è stata anche lei campionessa italiana, e Tony Noale. Ed eccoci qui con Walter Calzoni, seconda posizione, una medaglia d'argento importante. Racconta come è stato proprio lo sprint finale. Lo sprint finale è partito con Brioni, che dopo la curva è partito e sembrava un po' duro da recuperarlo, ma poi ho visto che alcuni lo superavano, allora sono andato anch'io e mi sono messo alla ruota di Brioni. Dopo, quando ho visto che il campione italiano è partito, sono partito anch'io, ma penso che se sarei partito giusto un attimo prima sarei riuscito a batterlo, però è andata così. Ma sei deluso oppure no? Perché ti vedo un pochino triste, ma secondo me devi essere molto contento. Tra l'altro, questo atleta è della Val Camonica, gioca quasi in casa, diciamo. Sì, un po' di delusione c'è, però sono molto felice perché è sempre un secondo posto agli italiani. Ed eccoci con Lorenzo Policini, medaglia di bronzo. Soddisfatto di questo risultato? Sì, tantissimo. Soddisfatto moltissimo. Ci racconti com'è nata l'azione un po' decisiva, insomma c'è stata questa fuga con questo gruppetto, che è successo? La fuga ha preso largo fin dal primo giro e c'è stato un corridore che ha allungato dal gruppo e si è creato questo gruppetto di 10 persone che poi è diventato di 7 e siamo riusciti collaborando ad arrivare fino alla fine. Una piccola dedica per questa importante medaglia di bronzo. Dedico sicuramente al mio allenatore, a tutta la regione Lombardia che mi ha seguito in questi due giorni e ai miei genitori che mi fanno sempre da taxisti per portarmi alle gare.